Grazie a tutti. Qui ci sono i vertici della Lega, c'è Matteo che rappresenta una storia, la storia di chi è in qualche misura partito da lontano e si è ritrovato a difendere i valori della patria, i valori dell'unità nazionale e i valori che in qualche misura rappresentano la nostra storia. C'è la famiglia De Lillo che rappresenta un pezzo di sana politica di questa città. Io farei un applauso perché loro sono una famiglia importante nella storia politica di Roma. C'è Claudio, c'è Alfredo, c'è Laura e poi c'è Dario e c'è Flavia. Io dovunque vado trovo una classe dirigente di altissimo livello e questo è il cambio che noi stiamo adottando in ogni municipio, in quella che è la selezione della classe dirigente per il Comune di Roma. La destra, il centrodestra si sta presentando con una squadra di persone competenti, di qualità, sensibili, che amano la città. L'esempio che ha fatto Fabio, ecco, questo è proprio l'emblema della politica. Qui c'era una savana, hai detto, ma c'era una persona che già vedeva, interpretava, aveva una visione, magari una visione che ha riguardato una porzione del territorio. Noi tutti insieme, con Dario, con Flavia, che spero insieme a me siederanno presso gli scranni del Campidoglio, dovremmo avere una visione complessiva della città e trasformare questa città come è avvenuto in questo luogo. Ecco, questa è l'attività politica. L'attività politica è interpretazione di un sogno e noi il sogno ce lo abbiamo. Cominciare a reinterpretare Roma come la interpretavano i grandi del passato, che l'hanno fatta leggendaria e l'hanno posta al vertice della storia del pianeta per 2700 anni. Anche in passato abbiamo avuto dei momenti di buio, ma Roma è sempre risorta. Roma non ha mai avuto la necessità di imitare altre grandi città. Il Rinascimento è nato a Roma e quando pensavano che fosse morto nacque il Barocco e poi ci fu il Risorgimento. E poi ci fu la dolce vita. Non abbiamo imitato nulla perché qui c'è un humus straordinario, è qui la creatività. Ecco, dobbiamo soltanto porla in essere, tradurla in norma, semplificare tutto quella giungla normativa che ha reso la pubblica amministrazione autoreferenziale, ostativa, dove il funzionario in ogni regolamento trova la prescrizione per poter dire di no. Ecco, come diceva Dario, un'amministrazione al servizio del cittadino, il cittadino al centro del sistema istituzionale, perché noi dobbiamo garantire il benessere del cittadino, questa è la finalità della politica. Oggi meritiamo una città sicura, una città pulita, una città efficiente. E con questa classe dirigente vedrete che ci riusciremo. Grazie, grazie, grazie. Non mi pare che ci sia bisogno di presentazione. Grazie, solo per ringraziare te Matteo, voglio anche ringraziare le persone che dalle 18:30 si sono messe in fila lì, era una cosa incredibile, una dietro l'altra, a firmare il referendum. Grazie veramente per quello che avete fatto e l'impegno politico e civile che avete dimostrato oggi sotto il sole. Grazie Matteo. Innanzitutto grazie a voi, perché per me è una grande responsabilità, è un grande onore. Grazie anche a chi ci ospita, perché io abito a 500 metri e non conoscevo questo posto riconquistato al degrado. Grazie a chi ha autenticato le firme, perché oggi pomeriggio
300 firme, vuol dire 300 piccoli mattoncini che portano alla rivoluzione, perché la riforma della giustizia è fondamentale, ma non per i politici. Ci sono 5 milioni di italiani che attendono giustizia, civile, penale, tributaria, amministrativa, e lo diceva chi ha parlato prima di me, se un taxista sbaglia paga, se un farmacista sbaglia paga, se un sindaco sbaglia paga, l'avvocato, l'insegnante, il medico, il camionista, l'operaio, il barista, il pizzaiolo, chiunque sbaglia paghi, tranne una categoria, che oltretutto lavora sulla libertà dei cittadini, che è il valore più importante. Ecco, quella firma ci permette di fare quello che la sinistra ci ha impedito di fare per 30 anni, anche un giudice se sbaglia paga, come tutti gli altri lavoratori, perché se sbaglia, sbaglia sulla pelle di un padre e di una madre di famiglia. E 30.000 italiani, Enrico, lo sai meglio di me, condannati, incarcerati e dopo qualche anno assolti con una pacca sulla spalla, scusi non era lei, ci si è sbagliati, hanno perso l'azienda, hanno perso la famiglia, hanno perso gli amici, hanno perso i figli, hanno perso la reputazione. Ecco, quindi attenzione, la libertà dei cittadini va maneggiata con cautela, sia in tribunale, Dario è ottimista, mi ha detto è stato assolto, ne ho altri di processi, quindi non so dove sarete voi, perché molti di voi staranno giustamente pensando a qualche giorno di vacanza fra agosto e settembre, io riuscirò a fare qualche giorno con mio figlio, con mia figlia, con la mia compagna, il 15 settembre è un martedì, sicuramente non sarò in vacanza né in Senato, perché sarò nell'aula bunker di Palermo, quella dei processi antimafia celebrati a Totorina, perché rischio 15 anni di carcere per sequestro di persona, perché ho bloccato con orgoglio lo sbarco di immigrati nel mio paese e ho fatto semplicemente il mio dovere. Vabbè, andiamo in tribunale, oh. A Palermo si mangia bene, cerchiamo i lati positivi nella vita. Libertà vuol dire che domani c'è Consiglio dei Ministri e quindi stasera siete tornati a casa, tornate a casa, guardate i telegiornali. Libertà vuol dire che ovviamente il diritto alla salute e il diritto alla vita sono fondamentali, sono sacri. Ci sono 37 milioni di italiani che hanno scelto il vaccino, qua ci saranno centinaia di persone che hanno scelto il vaccino, non perché sono stati obbligati, costretti, multati, hanno scelto. La scienza, perché la politica è passione, ma devono essere anche numeri, dati, il sindaco dovrà essere un sindaco di valori, di identità, di storia, però ovviamente per smaltire la monnezza devi anche essere scientificamente preparato. La scienza ci dice che di Covid sono morti 130.000 italiani, nel 95% dei casi sopra i 60 anni. Quindi cosa fa un paese normale? Mette in sicurezza chi ha più di 60 anni. Quindi questo come Lega stiamo chiedendo al governo, mettere in sicurezza, tutelare la vita e la salute di chi ha più di 60 anni. Ma quando sento qualcuno che parla di obbligo di vaccinale per i bambini di 12 anni, io dico no, perché con la salute dei bambini non si scherza. Si deve educare, si deve spiegare, si deve accompagnare. Il Green Pass domani mattina significa togliere 30 milioni di cittadini italiani dal diritto alla vita. Devo fare il Green Pass per andare a fare la spesa in giochi delfici? Quindi tutela sì, attenzione, precauzione. Oggi aumento dei contagi sì, ma 7 ricoverati in terapia intensiva in meno, quindi anche i giornalisti devono imparare a raccontare ma non a terrorizzare, quindi attenti sì, prudenti sì, curati sì, ma di paura si muore, e quindi vi auguro un'estate serena, in salute ma di vita, viva la vita, viva le libertà. Enrico si è preso una bella gatta da pelare candidandosi, perché il problema non è che è candidato sindaco, il problema è che fra 3 mesi Enrico tornerà al municipio 15 non da candidato sindaco, ma da sindaco di Roma, e per 5 anni avremo bisogno di voi, eh? Non pensate che l'essere qua stasera sia sufficiente, eh? Perché serviranno alcune migliaia di donne e uomini
per rimediare ai danni degli ultimi anni. Io vedo i sondaggi, l'altra sera ero da Porro, centrodestra e Michetti in vantaggio, e il secondo posto se lo giocano a distanza di almeno 10 punti Gualtieri e la Raggi. Ma come cazzo si va a votare ancora per la Raggi? Adesso, ma io mi dico, ma io sono un sincero democratico, ma come fai? Poi voglio dire, uno dice, ma il PD sta città l'ha governata per 40 anni, quindi anche votare per Gualtieri non deve. Poi c'è Calenda che è simpatico, c'ha un sacco di soldi da spendere sugli autobus, me lo vedo Calenda fa il sindaco a Sette Camini, a Torre Maura, a Tor Pignattara. Però comunque siamo in democrazia, 10 ottobre è dietro l'angolo, perché poi di mezzo c'è un pezzettino di luglio, c'è Ferragosto, poi a settembre il problema sarà la riapertura delle scuole, l'azienda. Io ringrazio qua fra i tanti che ci sono Claudio Durigon, perché se abbiamo rinviato le cartelle di Equitalia all'autunno è grazie a Claudio, abbiamo evitato un massacro sociale. Stiamo lavorando, vi ha rinviato i saldi e gli acconti per i lavoratori autonomi, per le partite IVA, perché ce lo diciamo sottovoce che qualcuno durante il Covid ha guadagnato di più e ha risparmiato di più, e c'è qualcuno che durante il Covid ha lavorato di meno e ha fatturato di meno. Quindi stamattina ho cominciato la mia giornata andando al Ministero degli Esteri dietro casa per parlare dei problemi delle aziende italiane all'estero con Luigi Di Maio, e ho parlato del ruolo dei consoli, degli ambasciatori. Però sia chiaro a tutti, l'ho detto al Presidente Draghi, passata l'estate bisogna rivedere quella roba che si chiama reddito di cittadinanza, perché così com'è proprio non funziona, perché invece di creare lavoro crea lavoro nero e incentiva la disoccupazione. La riforma della giustizia quindi la fate voi con una firma, la riforma del fisco e delle tasse cerchiamo di farla noi, la riforma della pubblica amministrazione, oggi ho incontrato anche il ministro Colao. Pensate che tra i fondi europei ci sono 7 miliardi, Enrico, per la fibra e per il 5G. Io sto qua, municipio 15, e ogni mezz'ora mi salta la linea. Qui non puoi dire abito nella capitale del secondo paese più industrializzato d'Europa e girando per Roma non hai la connessione. 6 miliardi sono per digitalizzare la pubblica amministrazione. Io non sapevo, e questa è una delle principali vergogne su cui lavorare, a Roma, quindi a carico vostro, giacciono inevase 200.000 pratiche edilizie, alcune delle quali sono lì dagli anni 80, hanno compiuto 40 anni. Quindi uno dei primi temi da affrontare è rimettere al lavoro l'ufficio urbanistico del Comune di Roma per liberare migliaia di romani dalla burocrazia, e se vuoi costruire, costruisci, non è che devi stare lì a aspettare 30 anni, è una roba da matti. Sui rifiuti l'ha detto Fabio, i rifiuti sono ricchezza in tutto il mondo, in tutto il mondo. In Lombardia abbiamo 13 termovalorizzatori, il che vuol dire che le famiglie e gli imprenditori pagano di meno la tassa rifiuti. A Roma, Cornuti e Mazziati, pagate fra la Tari più alte d'Italia per avere la monnezza in giro per le strade. A me viene però il dubbio, Enrico, che non sia solo incapacità, ma che sia scientificamente voluto, perché qualcuno ci guadagna sulla pelle dei romani, perché non è possibile avere una città sporca e far pagare la Tari a livelli. E qua però non è solo colpa della Raggi, citofonare in regione al signor Zingaretti, che ha fatto tutto fuorché il governatore del Lazio, ce lo diciamo, perché si è occupato di tutto fuorché di quello per cui lo pagavano. Quindi c'è una bella missione. Poi sto cercando di girare come un matto, devo dire che però sto svolgendo anche un ruolo sociale, Enrico, perché settimana scorsa gli amici della Lega mi hanno portato a Vocea e Colli Portuensi, i cittadini ancora prima di votare mi hanno ringraziato e hanno detto: Matteo, devi tornare, perché il fatto che tu sia venuto qua ha portato l'AMA a pulire il quartiere, cosa che non succedeva da mesi. E quindi ho detto: mi rendo disponibile per essere 3 volte al giorno in 3 zone diverse di Roma, così arriva Salvini e la Raggi deve mandare. Però vi rendete conto che Roma è la capitale del nostro splendido paese. La mia prima missione
non è solo restituire efficienza e pulizia, ma soprattutto restituire a voi, e lo dico da romano acquisito, la cosa più importante che vi è stata sottratta negli ultimi anni: l'orgoglio di essere romani. Girare l'Italia e il mondo dicendo io sono di Roma, senza sentirti dire voi, c'era Dario, parlava di cinghiali e gabbiani. Voi non avete gabbiani, voi avete degli animali preistorici in giro per Roma. Poi non so, gabbiani, i gabbiani sono quelli belli al mare, qua non avete, qua avete delle specie OGM che si sono, altro che variante Delta, qua. Quindi una città pulita, tranquilla. Oggi è da stamattina mi inseguono i giornalisti per il patto di sangue che è accaduto vicino a casa mia a Voghera, e io ve la racconto per come me l'ha raccontata in 30 secondi, poi nel pieno rispetto di quelli che devono approfondire, che non è Matteo Salvini o Enrico Letta. Enrico Letta ha già deciso che è colpevole, e ovviamente è colpa mia, a prescindere. Sono polizia, carabinieri e magistratura. Capita che un assessore alla sicurezza, professore universitario di diritto penale, ex funzionario di polizia, istruttore dei corpi di polizia, avvocato, con regolare porto d'armi, ieri sera sia stato, così dicono i testimoni, aggredito da un signore clandestino. Due decreti di espulsione, pluripregiudicato, con video di atti osceni in luogo pubblico, perché usava masturbarsi davanti alle ragazzine fuori dai bar. Questo è quello che è accaduto. L'assessore alla sicurezza ha aggredito, ha reagito e accidentalmente, purtroppo, e dico purtroppo tre volte, l'aggressore è morto, perché la morte è sempre la sconfitta. Però non ci sto che passi per macellaio e assassino una persona che ha semplicemente difeso se stesso e i suoi concittadini. Punto. E qual è la proposta di quel genio di Enrico Letta? Bisogna togliere il porto d'armi a tutti gli italiani. Bravo, genio. Così rapinatori e spacciatori, capite che non è più il momento dell'ideologia. Quindi riprendetevi Roma, dal municipio di Eci a Ostia. Ostia, ecco, anche lì sono andato un'ora in spiaggia a Ostia con mia figlia e la mia compagna, 3 giorni di polemiche da sinistra. Chissà che messaggio ha voluto mandare Salvini andando al mare a Ostia. E che cazzo di messaggio? Sono andato al mare, ho portato mia figlia al mare, non ho lanciato un messaggio agli Spada, sono andato al mare. Quindi, perché per qualcuno Ostia è luogo di criminali e Roma Nord è pericolosa perché sono fascisti, ma chi la pensa così è un tarato mentale. Guardiamo avanti. Ostia è piena di persone per bene, e fascisti e comunisti li studiamo sui libri di storia. A me interessa la Roma di oggi, senza estremismi, senza fanatismi, ma non capisco perché per qualcuno essere di sinistra è un valore aggiunto. Per me essere comunisti nel 2021 è una cosa molto curiosa e bizzarra, permettetemi di dirlo, perché sono democratico. Però vai a Cuba a spiegargli quanto è bello essere comunista, o in Venezuela. Quindi lasciamoli parlare Enrico del passato e noi occupiamoci di futuro, città bella, efficiente, dove l'ambizione sarà quella di prendere l'autobus senza che prenda fuoco in servizio, perché anche questo capita. Ho fatto una pista ciclabile, la Raggi si occupa tanto di piste ciclabili, a me piacerebbe che oltre che occuparsi di piste ciclabili coprisse un po' di buche per l'asfalto, perché andare in giro in bici o in moto a Roma è una cosa che comporta un coraggio non indifferente, e quindi lasciamo che la gente viva i lavori. E poi ragazzi, in bocca al lupo, grazie per essere qua, perché per essere qua immagino che abbiate passato una giornata di lavoro, e quindi anche queste 2 ore fanno la differenza. Io domani mi rialzo presto la mattina, domani alle 11 sarò a Napoli,
poi alle 2 sarò a Caserta, poi torno a Roma, poi domani sera sono a Milano. E quindi non fermiamoci, io mi sono impegnato a girare Roma quartiere per quartiere, borgata per borgata, però non solo prima del voto, perché sono buoni tutti a sorridere sui manifesti prima del voto. Di fianco a me, Fabio, Dario e tutti i ragazzi e le ragazze che ci sono, Laura, Claudio, noi, non fa me di tutti, siamo in 300, quindi tutti, noi abbiamo tanti difetti come Lega, abbiamo tanti difetti, commettiamo tanti errori, per carità di Dio, però la faccia ce la mettiamo e se promettiamo una cosa prima del voto, cascasse il mondo, ma quella cosa dopo il voto la manteniamo a costo d'andare a processo. Quindi diamoci una mano, ragazzi, buona fortuna, buona estate, buona avventura. Se ciascuno di voi, l'avversario di Enrico Michetti non si chiama, e chiudo con questa riflessione, e portiamocela dietro fino al giorno del voto, quello che c'è fra noi, fra la Lega, fra Enrico e il Campidoglio, non si chiama né Gualtieri né Virginia. L'avversario che vi chiedo di aiutarmi a sconfiggere, soprattutto a Roma, è una brutta bestia, è la rassegnazione. E tanto li ho provati tutti, e tanto non cambia niente, perché ci abbiamo provato con Alemanno, ci abbiamo provato con Marino, e Veltroni, e Rutelli, e la Raggi, e abbiamo provati tutti, tanto non cambia niente. No, la rassegnazione, la nazionale di calcio, che ha vinto domenica l'altra, è l'esempio migliore. Se non scendi in campo per paura di perdere, hai già perso. Se scendi in campo, magari non c'hai Maradona, Cristiano Ronaldo, Totti, Immobile, perché qua bisogna dirne uno della Roma, uno della Lazio, quindi non, ho imparato che qua è importante, e infatti abbiamo scelto il sindaco e il prosindaco, uno della Roma e uno della Lazio, così almeno siamo coperti al 100%. Però perché l'Italia ha vinto gli europei? Anche i giornalisti dicevano non vincerà mai, non c'ha il campionissimo. Ragazzi, vince la squadra, non vince mai il singolo, non vince Enrico, non vince Matteo, noi vinciamo se ci siete voi. E quindi confido, perché se solo pensiamo a parlare di Lega qua 4-5 anni fa, quanti di voi avrebbero pensato di essere un mercoledì sera a Roma a sentire il segretario della Lega parlare del fatto che bisogna liberare Roma e Roma dovesse tornare capitale? Ebbene, Walt Disney diceva che se puoi sognarlo, puoi farlo. Quindi non poniamo limiti al nostro sogno e ci metterò l'anima perché Roma torni a essere quello che merita di essere. Grazie di cuore, dai, buona vita e buona fortuna a tutti voi. Grazie.